Noi siamo sempre meno soli nella redazione di Seili perché abbiamo due ospiti straordinari. Questa è la quarta puntata della nostra rubrica dedicata al Van de Globe. Abbiamo Andrea Fornaro. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Velista, minista, mini 650, già una mini Transat fatta, tanti programmi importanti per il futuro che affronteremo con lui. E poi naturalmente il nostro Christophe Julien che segue con noi il Van de. Andrea, fresco di mini Transat, è passato un anno e mezzo, ma insomma sta arrivando già la possibile prossima mini Transat, ma il tuo rapporto come velista con l'oceano, stiamo vedendo mentre tu parli, anche vedremo immagini di questa Van de Globe che è il massimo della vela oceanica, l'Everest della vela. Tu come velista che ti sei avvicinato in maniera molto importante all'oceano con la mini 650, come vivi questo rapporto e che tipo di vela è quella oceanica? Sì, allora, intanto la mini Transat segue delle rotte un po' più tranquille, tra virgolette, perché loro si buttano giù molto a sud dove i venti sono forti, le temperature basse, quindi indubbiamente parliamo di vela un po' più estrema. E il pericolo di oggetti semisommersi e container vari eccetera è presente anche durante la mini Transat. Infatti qualche collega insomma ha rotto la barca colpendo non si sa cosa, insomma è successo spesso, e questo è un dato di fatto un po' per tutte le regate oceaniche. Al momento, al giorno d'oggi, non abbiamo strumentazione che ci può salvare da questa situazione. Questo è un bel punto interrogativo. Io vedo che un po' tutti hanno avuto a che fare con queste cose, Alex Thompson per primo, insomma José eccetera. E l'oceano non è un posto proprio amichevole, quando si arrabbia è dura, e loro hanno barche ben più grandi del mini Transat, però proporzionalmente vanno molto più veloce, quindi poi i tempi di reazione e i tempi anche di impatto sono più rapidi, quindi creano maggiori danni. Io seguo ovviamente la regata con molto interesse, le immagini sono molto belle, è un piacere guardarla, ecco. Mi piace che tu dica le immagini sono molto belle e che tu la segui, lo sappiamo, la segui no, come un po' tutti gli appassionati. Noi stiamo anche riscontrando, non solo a partire da questa rubrica su Seili TV e su Repubblica.it, ma in generale c'è un grandissimo interesse nella comunità degli appassionati della vela per questo Van de Globe, il che ci pone degli interrogativi finalmente, perché se c'è interesse anche in Italia per il Van de Globe, sarebbe ora che ci fosse interesse anche dal mondo delle aziende, degli sponsor, per lanciare uno dei tanti possibili papabili validi navigatori oceanici italiani a fare un futuro Van de Globe. Oggi intorno alle barche di vela oceanica come queste astronavi che fanno il Van de Globe si lavora alla progettazione, ai materiali, alle linee d'acqua, ai foil, alle appendici. Si lavora anche sull'elettronica, ovviamente. Voi come navigatori, la comunità dei navigatori che avete individuato questo come un problema, interagite in qualche modo con chi studia questo tipo di, che fa ricerca in questo campo? Sì, allora l'elettronica è un aspetto fondamentale della preparazione di una regata come questa. Cioè ha pari importanza quanto le vele, la barca, insomma è veramente fondamentale. Si era parlato di questa cosa con vari, diciamo, esperti del settore, e l'idea era quella di fare una videocamera a infrarossi immersa che dava, nel caso di un oggetto diverso da quello che è l'acqua, un allarme. Solo che non è facile, cioè io sono sicuro che poi qualcosa verrà fuori, perché poi adesso questo, cioè, non si può buttare all'aria un progetto di svariati milioni di euro perché si prende, ma cioè basta anche a quelle velocità, basta anche un pezzo di legno, cioè non è che sia per forza un container, che il container ti distrugge la barca, un corpo anche piccolo ti mette però in seria difficoltà, ti rompe un timone eccetera. E quindi sicuramente la ricerca per la prossima Van de Globe sarà in questo senso, perché poi
Già finire la regata significa essere in una parte di classifica già alta, quindi aumentare le probabilità di arrivo alla fine vuol dire comunque portare a termine una buona classifica. Andrea, io vorrei sapere come vedi queste regate dove c'è strategia e velocità pura sul lungo termine. Intanto l'aspetto, diciamo, di aver posto questo limite di andare a sud è controverso. Cioè io, per esempio, per fare un nome, Mike Golding, con cui ho un buon rapporto, insomma, abbiamo navigato insieme. Lui è molto critico, ha detto che questo fatto di mettere questi cancelli più a nord ha rovinato un po' la corsa. Ora, io non sono proprio d'accordo con questo, non è che l'ha rovinata, però indubbiamente ha posto dei paletti dove, perché ovviamente più si va a sud, meno la strada, più il vento, quindi chi va più a sud si avvantaggia. Però, dall'altra parte, chi va a sud rischia di più incontro di ghiacci che si staccano, eccetera. Loro sono, a mio avviso, ebri di adrenalina e stanno spingendo al massimo le barche, perché poi lì la psicologia conta tanto in questa situazione, no? Quindi mettere il naso davanti, ti fa felice, quando sei felice spingi meglio e così via. Quindi tutte queste strambate, questi bordi che hanno fatto, sono anche dovuti da una parte a un aspetto indubbiamente tecnico-strategico, ma anche una questione psicologica al suo grosso, diciamo, valore. E strambare su una barca così non è proprio facile e immediato, non si chiama la strambata e dopo 5 secondi sei sull'altro bordo, ma va preparata e quindi tutto costa molta fatica. Però se lo spirito sta bene, poi il corpo ne risponde di conseguenza. A mio avviso il francese ha qualcosa di più rispetto all'inglese. Secondo me è un velista che è più un volpone e di roba del genere mi sa che ne ha masticata di più e quindi piano piano si sta un po' cucinando l'inglese e infatti vediamo che gli ha dato un po' di miglia ora in questo momento. Poi da quello che sappiamo Armel c'ha la barca integra. Mentre invece l'inglese, insomma, c'ha un bordo muro a sinistra, da quello che sappiamo. Bravo, dice Christophe, è bene a dire da quello che sappiamo perché continua a circolare questa voce sui segreti che molti team nascondono. Ha usato la parola giusta, è psicologia, la psicologia, ma è importante anche sottolineare non per decubertianismo, che queste regate, questa importanza di mettere il naso davanti c'è anche per il quarto, il quinto posto, dove purtroppo c'è stato un problema per Jérémy Bahut, che lui aveva una barca molto interessante, lui sta facendo veramente una guerra, ha lottato contro, non ha telecomunicazione a bordo, abbiamo parlato di elettronica, le telecomunicazioni, ricevere dati, ha dovuto dirottarsi per sistemare un problema, insomma ha lasciato partire quel Paul Meillat, e insomma siamo nel Vendée Globe, il momento duro del Vendée Globe, e adesso non sono neanche nel Pacifico. E noi questo momento duro del Vendée Globe non ce lo perdiamo, non ve lo faremo perdere neanche a voi con queste puntate. Vi anticipiamo anzi che solo questa web serie dedicata al Vendée Globe incrementerà la sua frequenza nei prossimi giorni proprio per seguire le evoluzioni di questo Vendée Globe e anche con altri ospiti. Però non possiamo mandare via Andrea Fornaro dalla nostra redazione, visto che ci è venuto a trovare, sfruttando un po' la sua presenza e entrando nella psicologia proprio del navigatore solitario. Tu hai detto bene prima, la psicologia conta. Allora mi piace chiederti, visto che poi ne hai anche conosciuti e frequentati, hai navigato anche su qualche Moca 60, mi piace chiederti un po' qual è nella giornata tipo, nelle 24-48 ore tipo di una vita oceanica, di un navigatore solitario, ciò che fa bene e non fa bene al cuore, ciò che migliora o peggiora la psicologia e quindi anche poi la prestazione finale. Cioè quali sono un po' le piccole gioie e dolori del solitario?
Allora, la gioia più grande è la serenità, cioè quando il meteo è clemente, quindi quando hai una situazione di vento costante, quando la barca è ben regolata e sta procedendo in maniera lineare e non ci sono sorprese, quando l'elettronica funziona, il pilota risponde bene, insomma c'è un equilibrio generale. Quello ovviamente dà serenità al navigatore oceanico solo e riesce con quella tranquillità a fare anche un po' di riposo. E quella è la situazione, diciamo, migliore. Riesce a mangiare, si dà una sistemata, una pulita, insomma, si cura un po'. Il problema è quando si rompe questo equilibrio, per esempio per un cambio di vento, oppure aumenta repentinamente il vento, oppure si rompe qualcosa, oppure il pilota ha un cambio di tensione, quindi molla la barca e la barca magari stramba in maniera involontaria. E lì succede il disastro e lì il morale cade giù e dice vabbè, ma chi me l'ha fatto fare? Però la necessità del momento specifico e di risolvere le questioni ti fa stare a testa bassa e risolvere il problema. E da lì poi, nel massimo, diciamo, del down psicologico si risale verso la tranquillità, la barca di nuovo in assetto, eccetera. Quindi è un continuo, diciamo, un'ondulazione sì, del morale. Questo è un po' quello che succede. Che non è una cosa così diversa dalla vita di tutti i giorni, ma No, certamente il contesto, le più, sicuramente più estremo. esattamente. Cioè, perché uno dice il budget, no? Perché, cioè, uno dice, ah, quello c'ha tanto budget. Cioè, il budget, speso bene, ovviamente, non buttato, aiuta perché ti dà la possibilità di avere magari la vela ben rifinita che non si rompe, l'elettronica al top, cioè tutta una serie spare parts, cioè parti di ricambio giuste. Cioè, è tutta una roba che poi alla fine serve a darti performance. Quindi vai più forte, ma anche serenità nei momenti critici. E il navigatore naviga focalizzato sulla regata, non a riparare, a mettere a posto, eccetera, insomma. E mi piace concludere anche con questo quadretto. Abbiamo quasi disegnato a metà tra stuntman o piloti di Formula 1, gente anche un po', come diceva Christophe, che fa qualcosa di estremo. Però i migliaia di appassionati di vela che seguono il Van de Globe, no? E i protagonisti che li stanno appassionando, in realtà è gente che va in barca con barche da crociera normalissime e quando fa 6 nodi di velocità dicono accidenti quanto corriamo. Quindi in realtà poi alla fine c'è anche il marinaio dentro a questa gente qua, cioè c'è comunque il piacere di andare per mare, no? Navigare, viaggiare. Un po' c'è questo aspetto qui, ormai siamo totalmente dentro alla vela elettronica, alla vela del carbonio, alla vela volante dei foil. Questi navigatori qui sono persone che hanno un bagaglio di conoscenze enorme, enorme, che noi non abbiamo velisti, cioè non conosciamo velisti così, nel senso questi sono navigatori che sanno smontare una barca, la sanno rimontare, sanno l'elettronica, sanno come si mette a posto, cioè hanno talmente tanta esperienza, ma in tutti i campi, perché devono saper fare tutto, meteorologia, strategia, che io li reputo dei docenti universitari della vela, cioè oggettivamente sono tanto avanti anche rispetto agli velisti normali, anche professionisti. E poi ovviamente gente che ha la passione di base, no? Cioè ci va in barca con piacere, sono sicuro che prendo il Jeannot 40, si va a fare il bagno con piacere, non è che, però non dobbiamo nemmeno dall'altra parte un po' banalizzarli perché io riconosco che sono persone di grande valore tecnico, eccetera, insomma, di quello che abbiamo detto. Benissimo, allora grazie Christophe Julien, grazie Andrea Fornaro che tornerai sicuramente a Volentieri. trovarci in altre puntate e a voi state con noi alla prossima puntata di Solo con la grande avventura, il romanzo del Van de Globe.